Senti, inizio con una citazione, così ti lascio poi campo libero. Ho trovato questa, senti che bella, questo Nikolai Fedorov. Sono quelli che uno trova in internet, in cerca Dostoevsky e trova Fedorov. E dice, uso Fedorov che faccio più bella figura. Perché è considerato il fondatore del pensiero cosmista, lo sapevate, ma ve lo dico. Dice questo, poco prima di fondare questo pensiero ha detto, l'uomo un tempo aveva il potenziale per sviluppare organi interstellari che gli avrebbero permesso di sentirsi a casa in ogni angolo dell'universo, ma ha perso questa opportunità quando è caduto nella materialità, come cadeva Lucifero. A prescindere da chi abbia detto questa frase, a me la frase piaceva, quindi ve l'ho riproposta, perché mi sembra un argomento interessante. Quindi volevo una riflessione di Anna su questo pensiero, su questa opportunità che l'uomo aveva e che forse si sta per ripresentare da quando, come si sente dire in giro, siamo entrati in una nuova era, nell'era dell'acquario. Alors, effectivement, donc, l'humain, l'être humain a eu toujours en lui d'infinies capacités. L'essere umano ha in lui capacità infinite. Mais ce sont des capacités qui ont été bridées à un moment donné. Ma sono delle capacità che sono state costrette, bloccate. Mais là, certo il faudrait revenir, disons, à la création sur Terre de différents peuples. Ma bisognerebbe ritornare al momento della creazione sulla Terra dei vari popoli. Et c'est là où on pourrait parler de ce qu'on appelle les jardiniers de la terre. E lì potremmo parlare di quelli che vengono chiamati giardinieri della terra. Quand on parle des Elohim, par exemple. Quando si parla degli Elohim, per alors, esempio. Alors, ce qui m'est arrivé effectivement donc par le des sorties hors du corps, mais plus loin que l'éthérique. Quello che mi è accaduto attraverso delle uscite fuori dal corpo, al di là dell'eterico, più lontano. C'est de pouvoir traverser à la fois l'espace et le temps. È quello di poter attraversare al tempo stesso lo spazio e il tempo. Et en reculant loin, vraiment très longtemps en arrière, dans les premières types de création au niveau de la planète Terre. E tornando molto indietro nel tempo a livello dei momenti delle prime creazioni sul pianeta Terra. J'ai pu suivre l'introduction, disons, de corps humain. Ho seguito l'introduzione del corpo umano che era adatto al pianeta Terra. Adatté à la planète Terre, il corpo adatto. Les âmes allaient se mettre pour pouvoir justement vivre l'expérience terrestre. Dentro cui poi le anime sarebbero entrate per poter vivere l'esperienza terrestre. Mais ça n'a pas été fait, je veux dire, de n'importe quelle façon, parce qu'effectivement, il fallait des généticiens qui soient d'un très haut niveau. Ma non è stato fatto a caso, questa cosa ci volevano dei genetisti di livello molto alto per creare questo. Et ces généticiens, à un moment donné, donc, ont fait différents types d'expérimentations pour voir le corps qui allait pouvoir être le plus adaptable sur Terre. E questi genetisti hanno quindi fatto varie sperimentazioni per scoprire quale fosse il corpo più adatto sulla Terra. Mais les entités qui, elles, allaient habiter ces corps avaient effectivement au départ toutes ces possibilités interdimensionnelles. Ma le entità che avrebbero poi abitato questi corpi avevano delle possibilità interdimensionali ovunque. Mais ce qui s'est passé, c'est que, disons que ces créations se sont faites par différentes vagues. Queste creazioni sono avvenute per varie onde, momenti. Par différents moments, différentes vagues d'humanité. Et il s'est passé que donc des êtres ont pu créer par exemple, moi, il m'est arrivé de voir des femmes qui avaient 8 seins. Per esempio, lei ha visto delle donne che avevano 8 seni. Il y a aussi la création, par exemple, du Yeti, celui qu'on voit dans l'Himalaya. La creazione dello Yeti, per esempio, le leggende dell'Himalaya. Tout ça, ça fait partie des expérimentations qui ont été faites pour pouvoir avoir des corps adaptés à la planète Terre. Questo fa parte di tutte le sperimentazioni che sono state fatte per avere dei corpi adatti al pianeta Terra. Mais ce qui veut dire aussi que donc, en fait, cette planète est exceptionnelle dans la mesure où elle a différentes origines qui sont sur. Ma questo pianeta, il nostro pianeta, è anche molto particolare perché a causa delle varie origini degli esseri che poi sono sulla Terra. Les origines de différentes planètes. Perché questi esseri originano da vari pianeti. Et il m'est arrivé donc aussi d'avoir un contact avec un peuple qui ressemble. Alors pour ceux qui ont vu Star Wars par exemple. Per chi ha visto le guerre stellari, per esempio, ho avuto contatti con un popolo che assomiglia. Qui ressemble à une feuille. A una foglia. Avec des bras qui ressemblent, enfin, con delle braccia che sono come le parti di una foglia, i rami e così via. Et cet être-là m'a raconté justement comment
un moment donné l'évolution de sa planète. E questo essere mi ha raccontato come a un certo punto dell'evoluzione del suo pianeta. Il avait été, enfin, les habitants de sa planète étaient un peu comme nous maintenant. Gli abitanti del suo pianeta erano un po' come noi adesso. C'est-à-dire férus de technologie et ils avaient enfin tout ce qui était technologique était passionnant pour eux. Per loro era appassionante tutto ciò che era tecnologico, erano pieni di tecnologia. Ils avaient une grande connaissance scientifique. Avevano grandi conoscenze scientifiche. Mais en même temps, ils avaient oublié la partie cœur. Ma al tempo stesso avevano dimenticato la parte cuore della loro storia. E ils se sont aperçus que en fait petit à petit leur planète était en train de se dessécher. E si sono resi conto che pian piano il loro pianeta si stava seccando. E ils se sont retrouvés à un moment donné contre un mur. E a un certo punto si sono trovati di fronte a un muro. Leur planète ne pouvait plus leur proposer une existence possible. Il loro pianeta non poteva più proporgli un'esistenza possibile. Et ils ont commencé à demander à la planète Terre à regarder s'il y avait une autre planète qui pouvait les accueillir. E hanno iniziato a guardare se vi era un altro pianeta che avrebbe potuto accoglierli. Et à ce moment-là, c'est vrai aussi que c'est l'époque où alors quand on considère la planète Terre, on a l'impression d'un corps physique, mais dans un corps physique, il y a aussi une âme. Quando consideriamo il pianeta Terra, abbiamo l'impressione di un corpo fisico, ma all'interno di un corpo fisico vi è anche un'anima. Et la planète Terre, c'est vraiment un être. E il pianeta Terra è veramente un essere completo, come tutti gli altri pianeti. Et cet être à un moment donné a voulu faire l'expérience de la compassion. E questo essere a un certo punto ha voluto fare l'esperienza della compassione. De l'amour ultime. Dell'amore ultimo. Et il s'est proposé justement comme planète école d'accueillir toutes les planètes en difficulté, enfin tous les êtres de planètes en difficulté. E si è proposto di essere un pianeta scuola che avrebbe potuto accogliere tutti gli abitanti di altri pianeti attualmente in difficoltà. Et c'est pour ça aussi que on est la seule planète du système solaire à avoir autant de personnes différentes, enfin de races différentes. È per quello che la Terra è l'unico pianeta del sistema solare che ha accolto così tante razze diverse e che tuttora vi sono così tante razze diverse. Et donc à partir de ce moment-là, effectivement, il y a eu une vague d'êtres qui sont venus parce que leur planète avait été dévitalisée de par leur action. Allora, in quel momento c'è stata un'onda di esseri che sono arrivati perché il loro pianeta era stato devitalizzato dalle loro stesse azioni. Et puis d'autres êtres qui se sont dit mais non, on va pas, la planète Terre n'est pas que ça, on va venir aussi. E altre persone che si sono detti ma la Terra non è solo questo, quindi anche noi verremo sulla Terra. Et puis les grands généticiens qui ont créé aussi des corps adaptés. E vi erano anche grandi genetisti che hanno creato i corpi adatti ad accogliere tutte queste anime, questi esseri. Et ce qui fait que la planète Terre qui était enfin qui a toujours été une planète qui a toujours été vue par les autres êtres d'autres planètes comme un lieu extraordinaire. E quindi questo fa sì che il pianeta Terra è sempre stato visto dagli esseri degli altri pianeti come un luogo straordinario. È diventato una planète école d'un haut niveau. Ed è diventato un pianeta scuola di alto livello. Et c'est pour ça qu'on trouve souvent que c'est un peu compliqué. Ed è per quello che qua sulla Terra troviamo che è abbastanza complicato vivere. Allora, la buona notizia è che, un po' come diceva Mauro, qui stiamo parlando ancora una volta un po' di esperimento genetico o esperimento sociale in questo caso, la buona notizia è che è per questo che siamo in grande difficoltà noi sulla Terra, perché siamo all'avanguardia, cioè stiamo un incredibile esperimento di integrazione fra popoli di diversi pianeti, quindi quello che è l'America, che sembrava fosse l'America, no? Ah, andiamo in America e lì, anche se sei russo, ungherese, poi diventi americano, è un po' la Terra sembra l'America per gli altri pianeti, andiamo sulla Terra, perché magari captano la nostra televisione, vedono i programmi e pensano che qua ci divertiamo, quindi andiamo sulla Terra, quelle cose lì, c'è quel pericolo anche, no? Aspetta, gli faccio tradurre questa cosa della televisione perché mi è piaciuta molto. Non hanno molto l'impressione dall'altra parte che qua ci divertiamo. Hanno piuttosto l'impressione che siamo degli esseri un po' strani. Ils se disent, mais pourquoi ils s'empoisonnent tout le temps? Ma si dicono perché si avvelenano sempre.
Pourquoi est-ce qu'ils vivent dans des petites cases? Perché vivono in dei cubetti, dei piccoli quadratini? Pourquoi est-ce qu'ils tuent les enfants des autres règnes? Perché uccidono i figli delle altre specie, degli altri regni? Et pourquoi est-ce qu'ils se font la guerre entre tout le temps? Perché passano tutto il tempo a fare la guerra gli uni con gli altri? Bon, ce sont surtout certaines planètes. Bon, alcuni pianeti pensano così. Il y a d'autres planètes qui mantengono questa cosa invece. Qui sont contents. Fanno in modo che accada così. Contenti de l'entrepôt. E che sono molto contenti che le cose accadano in questo modo. C'è un po' di tutto da dire perché là fuori. Oui, oui, oui. Oui, oui, il y a de tout des deux côtés, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pas, on n'est pas une planète d'expérimentation. Non siamo un pianeta di sperimento. Une planète où on apprend. Un pianeta scuola, un pianeta dove si impara. L'expérimentation, je trouve que ça fait un peu laboratorio. Sperimentazione diventa troppo laboratorio. È negativo. Alors, il y a effectivement des entités extraterrestres. Vi sono entità extraterrestri. Qui considèrent les personnes de la Terre. Che considerano i terrestri come. Des personnes sauvages. Come un po' dei selvaggi. Donc un peu comme un troupeau quoi. Un po' come una gregge. Donc pour eux effectivement là l'expérimentation est possible. Per loro la sperimentazione usarci come cavi è possibile. Mais pas plus que pour l'humain qui va expérimenter sur un troupeau. Non cambia molto dall'essere umano che fa degli esperimenti sugli animali. Pas plus que les humains qui sont allés. Plus que les humains quand ils sont allés faire aller coloniser des peuples non en più. Pensant qu'ils étaient inférieurs. Non c'è molta differenza con gli umani che sono andati a colonizzare dei popoli che consideravano inferiori. Ça fait pas très longtemps qu'on considère par exemple que le nouveau-né peut souffrir quand on lui fait une opération. Non è da molto tempo che consideriamo che un neonato possa provare dolore e soffrire durante un'operazione. Longtemps vous faites des opérations sans les anesthésier parce qu'on disait bah non, ça va. Per lungo tempo si facevano chirurgie senza anestesia perché si diceva tanto non sente niente. De la même façon qu'on considérait qu'un animal bon bah c'était pareil ou que un noir avait pas d'âme. Idem per gli animali, idem per i neri che non avevano anima, tutte quelle. Ça, ou que les femmes n'avaient pas d'âme au Moyen Âge, pareil. E che le donne nel Medioevo non avevano l'anima e così via. Senti, Anna, io volevo chiederti una cosa che è la seguente. Io sono un lettore dei libri di Anna, ho letto Alleanza, il mio libro preferito, Le Rossa Gialli, l'ho detto anche l'altra volta, ed è proprio un libro in cui lei dialoga con una creatura aliena, ma tutti puntualmente quando racconto dei suoi libri mi fanno una domanda molto semplice, no? Ma questa è la realtà o è l'immaginazione? Che è la questione che in realtà che poi di fatto non ci poniamo di fronte a un film, perché davanti a un film ci commuoviamo, che ci interessa di sapere, anzi di tenere sempre presente che quel film è invenzione. Crediamo alla storia di Gesù, che potrebbe essere inventata e sarebbe lo stesso, crediamo ai miti greci, crediamo alla storia come ce la raccontano, potrebbe essere inventata, è la stessa cosa. Questo è il punto di vista che io mi sono dato su queste cose, cioè qual è e soprattutto qual è la differenza fra reale e immaginato, ma soprattutto è così interessante definirla? Alors pour moi c'est pas très différent. Per lei non è molto diverso. Parce que je voudrais dire qu'on vit dans un monde imaginaire. Perché noi viviamo in un mondo immaginario. Parce que l'Inde appelle la Maya par exemple. Quello che in India viene detto Maya. Parce que effectivement tout je veux dire est-ce que ça c'est réel? Questo è reale? Est-ce que l'objet est réel? L'oggetto è reale? Alors ou on considère que tout est réel ou on considère que tout est imaginaire. O consideriamo che tutto è reale o che tutto è immaginario. Et qu'on fonctionne dans un monde imaginaire. E che funzioniamo in un mondo immaginario. Et c'est valable aussi. E va bene lo stesso. Par exemple, on croit en Dieu, on croit en l'enfer. Crediamo in Dio, nell'inferno, nel paradiso, ma non li abbiamo mai visti. C'est la même chose. È la stessa cosa. È per questo. Et c'est toujours étonnant, par exemple, moi, dans mes premières expériences de sortie hors du corps. Nelle mie prime esperienze di uscita fuori dal corpo. Je me suis posé la question. Mi sono fatta un po' la domanda. Est-ce que je suis en train de rêver? Sto sognando. Et puis c'était le début et je me suis dit mais non c'est pas possible parce que mes sens sont décuplés. E era l'inizio, però mi sono detta ma no non è possibile perché i miei sensi sono molto amplificati. J'entendais des sons beaucoup plus loin, je voyais des choses avec beaucoup plus de vie. Sentivo dei suoni molto più lontani, vedevo le cose con molta più vita. Donc et je percevais la vie dans tous les objets, dans la moindre particule.
J'ai compris à ce moment-là que la divinité était partout. E nel momento stesso in cui io vedevo la vita in ogni singola particella, beh, in quel momento ho capito che la divinità era ovunque. Et c'est ce qui nous différencie encore des peuples d'autres planètes, enfin en tout cas des planètes de l'Alliance, parce que c'est celle qui effectivement apporte de l'aide à la planète Terre. Quello che ci differenzia dai popoli degli altri pianeti, in particolare dai pianeti dell'Alleanza, che sono quelli che portano aiuto al pianeta Terra. C'est parce que pour eux tout est digne de respect. È che per loro tutto è degno di rispetto. Même un objet, je veux dire, c'est pas, ils vont pas vénérer un objet. Non è che venerino un oggetto. Mais ils vont prendre soin. Ma lo se ne prendono cura. C'est difficile à expliquer, mais c'est vraiment. È difficile da spiegare, ma. Considérer que tout ce qui est autour de nous a une vie divine. Considérons que tout ce qui est intorno a noi a una vita divina. Et qu'il n'y a pas plus intelligent, plus bête, plus beau, plus vivant, plus mort. Non è più vivo, più morto, più bello, più brutto, più intelligente, meno intelligente. Et c'est peut-être vers ça que petit à petit on va aller. Ed è forse a casser cette barrière. È forse verso questo che pian piano, un passo alla volta, andremo per iniziare a spezzare questa barriera. O casser cette matrice. Spezzare. Ci impedisce in fatto d'atteindre d'autres dimensioni. Spezzare questa matrice che ci impedisce di raggiungere altre dimensioni. Però apparentemente si sta preparando un momento in cui accederemo a regni più sottili. Dico apparentemente per dire che così come esiste una letteratura fantascientifica americana in cui gli alieni vengono, invadono la Terra e se c'è una speranza di sopravvivere è mettersi nelle mani dei militari americani, guarda caso, no? Con i film dove sono loro quelli là. Però esiste anche un altro tipo di letteratura che invece sembra presagire un cambiamento molto positivo di questo pianeta Terra, un risveglio di Gaia, un risveglio addirittura di cose molto antiche. Non a caso siamo qui a parlare con un biblista, poi parleremo con un filosofo, quindi stiamo andando a cercare una cosa antica che sta per riemergere, come dicevamo prima con Mauro, anche una conoscenza esoterica che riemerge, ma anche forse un regno sotterraneo, la mitica Agartì, che sta per riemergere, sta per portarci o portare alcuni di noi verso piani più sottili. Volevo chiedere ad Anne un parere su questo. Alors, ce qui est certain, c'est que effectivement la Terre est en train de s'éteriser. Allora, quello che è sicuro è che la Terra si sta eterizzando. Ah, on se demande qu'est-ce que ça veut dire, ça veut cosa vuol dire? Est-ce qu'elle va disparaître? Non. Sparirà? No. Ça veut dire simplement que nous on commence à avoir des perceptions subtiles de plus en plus importantes. Vuol dire che noi iniziamo ad avere delle percezioni sottili sempre più importanti. Il y a de plus en plus de personnes qui ont des messages. Ci sono sempre più persone che hanno messaggi o capacità di guarigione. Che comunicano avec les animaux. Che comunicano con gli animali. Ou avec les êtres de la nature. O con gli esseri della natura. E tutti questi mondi là cominciano aussi a vouloir recommencer les contacts avec nous. E tutti questi mondi hanno voglia di ricominciare di nuovo i contatti con noi. Donc on est vraiment en train effectivement de passer à autre chose. Quindi stiamo davvero passando a qualcos'altro. Alors il est certain que bon il y a des énergies qui ne tiennent pas, qu'on passe à autre chose. Ci sono delle energie che non vogliono che passiamo a qualcos'altro. Qui souhaiterait même que une partie de la planète soit éradiquée. E che vorrebbero addirittura che una parte della pianeta della popolazione venisse eradicata dal pianeta Terra. Alors il y a plusieurs moyens pour ça, évidemment. Bon, ci sono vari modi per cercare di fare questo. Non connaissez certains. Ne conoscete alcuni? Mais de toute façon, à un moment donné, je veux dire, c'est pas le combat qui est intéressant. Non è la lotta che è interessante. C'est qu'à un moment donné, en nous, il y a quelque chose qui est en train de se réveiller. A un certo punto, in noi c'è qualcosa che si risveglierà. De l'ordre du, on pourrait dire, du spirituel. A livello spirituale. Et qui va permettre justement d'aller au-delà de cette lutte. E che permetterà di andare al di là di questa lotta tra il buono e il cattivo. Par exemple, sur d'autres planètes, il n'y a pas cette notion oh, c'est bon, c'est mauvais, c'est questa nozione di buono, cattivo, eccetera, non esiste su altri pianeti. C'est la notion, c'est vraiment de l'expérimentation. È una nozione del sperimentare. Il n'y a pas de culpabilité. Su altri pianeti non vi è il senso di colpa. Il y a effectivement, on peut avoir sa part de responsabilité. Possiamo avere la nostra parte di responsabilità. Mais le mot coupable, c'est comme si. Ma l'idea di colpevole è come se non esistesse. Parce que ça a une connotation de jugement et que le jugement peut changer avec les époques, avec les. Ha una connotazione di giudizio che può cambiare con le epoche. Avec les mondes. Con i mondi e così via. Les civilisations. Con le civiltà. Et alors.
Alors, il y a aussi des connaissances qui sont en train de revenir. Vi sono anche delle conoscenze che stanno tornando. Et des personnes qui s'incarnent, qui se sont incarnées sur Terre pour pouvoir justement commencer à divulguer ces connaissances. E che vi sono delle persone che si sono incarnate sulla Terra per iniziare a diffondere queste conoscenze. Et ce qui s'est passé aussi, c'est qu'à la fin de l'Atlantide, il y a beaucoup de sages. Alla fine dell'Atlantide vi erano molti saggi. Qui connaissaient, qui étaient en contact avec les étoiles. Che erano in contatto con le stelle. Qui savaient qu'il allait avoir cette fin de civilisation. Che sapevano che sarebbe accaduta questa fine civiltà. Et qui connaissaient les portes qui permettaient d'entrer dans la terre creuse. E che conoscevano le porte per entrare nella terra cava. Mais qui avaient cette technologie, je veux dire, où ils étaient capables eux aussi de faire des vaisseaux, par exemple. Anche loro erano in grado di costruire dei vascelli spaziali, delle astronavi. Et c'est pour ça que dans certaines régions. On peut voir des vaisseaux qui sortent de la mer ou qui sortent de la terre. È per quello che in alcune zone si possono vedere delle astronavi che escono dal mare o escono dalla terra. Parce qu'ils viennent effectivement de ces technologies, de ces êtres-là qui vivent à l'intérieur de la terre. Perché vengono da queste tecnologie e da questi esseri che vivono all'interno della terra. Et ces êtres-là qui ne voulaient absolument pas entendre parler des êtres de la surface de la terre. E questi esseri che non volevano più sentir parlare di noi sulla superficie della terra. En se disant que c'était à cause d'eux que bon ben effectivement les civilisations s'arrêtaient. Dicendo che era causa nostra che le civilizzazioni si erano interrotte. Ont décidé à nouveau justement de collaborer. Hanno deciso anche loro di collaborare nuovamente. On est à une époque fantastique. Siamo in un'epoca fantastica. Tous les mondes, tous les êtres sont en train d'essayer de rentrer en contact pour collaborer. Tutti i mondi e tutti gli esseri stanno cercando di entrare in contatto per collaborare. Pour que la Terre ne soit plus la fausse note. Considérée par les autres planètes jusqu'à présent. Affinché la Terra non sia più la nota stonata come è stata considerata finora dagli altri pianeti. Ah, pour toi qui es musicien. Tu che sei musicista. C'est vrai que la Terre a été considérée comme une fausse note. La Terra è stata considerata come una nota stonata. Non pas parce que les autres planètes ne l'aimaient pas, mais parce qu'elle n'a pas réussi à faire les passages. En même temps que les autres. Non perché gli altri pianeti non la amassero, ma perché non è riuscita a fare il passaggio in contemporanea con gli altri pianeti. Ma se elle n'a pas réussi, c'est simplement parce qu'elle a attendu que les habitants évoluent ou soient au niveau de pouvoir passer avec elle. Ma se lei non ha fatto il passaggio, semplicemente perché ha scelto di aspettare che gli abitanti potessero evolvere al punto in cui avrebbero potuto fare il passaggio insieme al pianeta Terra. Et c'est là où je peux dire que tout est une histoire d'amour. Ça peut être un bel amour, ça peut être un amour mal vécu, ça peut être de la haine, mais c'est toujours de l'amour quand même. È qua che posso dirvi che è sempre una storia d'amore. Può essere amore vissuto bene, vissuto male, può essere dell'odio, ma si tratta sempre di amore. Et là, on vit un tournant important de notre histoire d'amour. E adesso stiamo vivendo a un punto cruciale della nostra storia d'amore. Entre nous et avec la planète. Tra noi e il pianeta Terra. Bellissimo, è bellissima comunque. È bellissima la narrazione che fa Anna, è bellissima, cioè non importa che voi pensiate non è vero, è falso, l'ha inventato, lo stiamo sognando, è la narrazione che è bellissima, che racconta una cosa che non è universale per una volta, ma è cosmica, cioè questo tentativo tutto nostro di uscire dall'impasse con energie che vengono anche da sotto. Mi fa molto piacere che lei abbia parlato degli alieni che stanno sotto, perché noi pensiamo sempre che debbano arrivare dall'alto, ne parlavamo poco fa anche, a tavola, devono arrivare dall'alto, ma in realtà appunto sappiamo che ci sono intere popolazioni che vivono, sappiamo, mi sono lanciato, sappiamo, io penso di saperlo, poi voi siete liberi di non saperlo, che ci sono queste popolazioni che peraltro sarebbero abbastanza riconosciuti come superstiti di Lemuria e Atlantide, che stanno appunto aspettando il momento di poter aiutare, di poter uscire allo scoperto e aiutare la popolazione della Terra. Questo è un racconto molto bello, l'idea che ci sia, poi lo chiederò a Sibaldi naturalmente, ma l'idea che ci sia qualcosa dentro di noi da proteggere, che poi al momento buono può uscire fuori e aiutarci a compiere il balzo in avanti. E allora mi chiedo, queste entità in definitiva, ognuno di noi, quello che può fare, più che cercare di contattarle, andarle a cercare fisicamente, è proprio sentirle dentro di sé. On peut contacter à l'intérieur, à l'extérieur, en fait, ça
ça pas d'importance. No, puoi contattarli all'interno, all'esterno, in realtà non ha importanza. Quelquefois il y a des êtres de la Terre creuse ou des êtres d'autres planètes qui vont venir vous contacter physiquement. A volte vi sono degli esseri della Terra cava o di altri pianeti che vengono a contattarci fisicamente. Ce que je peux vous dire c'est que dans des foules comme ici, il y en a. Ah ouais, dans des Ah, la cosa che vi posso dire è che in folle come questa ce ne sono. Parce que on parle de ce sujet. Perché quando si parla di questo argomento vengono ad ascoltare. Alzate la mano. Lì ce ne sono un paio. Io ricordo c'era un film molto bello, perché dice giustamente Mauro che nei film di fantascienza vanno visti attentamente perché fingono di parlare del futuro o di un passato inventato come il Signore degli Anelli, e in realtà stanno parlando di quello, di una cosa che accade. C'era un film di fantascienza di John Carpenter che si chiamava Essi Vivono, They Live, terrificante, in cui appunto loro indossando degli occhialini scuri, giusto, riuscivano a riconoscere la specie aliena, più o meno sembravano dei rettiliani come li descrive David Icke, la specie aliena che si nasconde sulla Terra. Quindi vedono che quel ragazzotto manager con la giacca e la cravatta in realtà è una specie di rettile, lo vedono tramite questi occhiali, no? La mia domanda è, uscendo da questo film, ma poi neanche troppo, Anna, tu li vedi proprio? Sai quali sono? Questa è la domanda. Scusate, ma voi non l'avreste fatta questa domanda? Bon, ça m'est déjà arrivé. Le è già capitato di riconoscerle e di incontrarle? Justement, c'est dans l'Alliance, il y a une réunion, je crois que c'est dans l'Alliance. Il y a une réunion, peut-être. Il y a une réunion de différentes planètes. In uno dei suoi libri parla della pianeta Terra, in cui si sta parlando del pianeta Terra, sono extraterrestri. Une réunion qui n'est pas forcément positive pour les humains. No, sono degli umani che fanno su Terra una riunione in cui parlano del pianeta Terra, del suo futuro, e ovviamente, chiaramente non in maniera positiva, hanno dei progetti un po' di manipolazione. Dei progetti per poter giustamente diminuire la popolazione. Per esempio, tra i vari progetti, diminuire la popolazione mondiale. E poi la rendere più souple. E renderla più debole, più facilmente malleabile, influenzabile. E parmi ces réunions, dans ces réunions-là, il y a toujours un être qui va prendre l'apparence physique. E in queste riunioni vi è sempre un essere che prende l'apparenza fisica di un essere umano, ma non lo è. Et ça m'a redonné beaucoup d'espoir aussi pour ce qui se passe sur Terre en ce moment. E questo mi ha dato speranza per quello che accade sulla Terra in questo momento. Parce que je sais qu'il y a toujours deux types d'interventions. Perché lei sa che vi sono sempre due tipi di interventi. Et que effectivement donc il y a des êtres qui prennent l'apparence physique d'être humain et qui n'en sont pas. Vi sono effettivamente esseri che prendono l'apparenza fisica di esseri umani, ma non lo sono. Que ce soit dans l'ombre ou la lumière. Che siano nell'ombra della luce, poco importa. D'ailleurs à ce sujet, je voudrais dire que a questo proposito vorrei dirvi. Des personnes ont des expériences difficiles avec des êtres qui effectivement travaillent plus pour l'ombre. Se le persone hanno delle esperienze, vivono delle esperienze difficili con degli esseri che lavorano più per l'ombra. C'est important aussi de l'accepter. De se dire que après tout pourquoi on vit ce type d'expérience, ça n'est pas du hasard, on n'est pas des victimes. La cosa che è importante è accettare e dirsi se io sto vivendo questo tipo di esperienza c'è un perché, non sentirsi vittime. Et que si on les attire, c'est qu'il y a quelque chose qui en nous est en sintonie avec eux. Se li attiriamo perché c'è qualcosa in noi che in qualche modo è in sintonia con loro. On peut avoir de la peur, de la tristesse. Può essere paura, tristezza, poco importa. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Non c'è giudizio là dentro. Se dire que ça fait partie des expériences. Dirsi questo fa parte delle esperienze possibili. Et ne pas avoir peur de se tromper, parce que quand on a peur de se tromper, en définitive, on ne fait rien. E non aver paura di sbagliarsi, perché quando abbiamo paura di sbagliarci, alla fine non combiniamo niente. Et savoir que c'est possible aussi de se tromper, mais que ça fait partie de la route. E sapere che è possibile sbagliarsi, ma fa parte del cammino. Mais le fait de voir justement des êtres qui sont d'autres planètes et qui viennent dans des corps humains pour assister à des réunions et les influencer autrement, enfin, au moins donner de l'énergie différente. Di vedere degli esseri che vengono da altri pianeti, prendono il corpo di un essere umano come sembianze per influenzare in modo diverso, assistere a queste riunioni, influenzarle in modo diverso. Ne serait-ce que par leurs paroles, leur énergie.
che sia semplicemente con la loro presenza, energia o parola. Alors on parle des reptiliens qui sont partout, mais il y a des êtres de lumière qui sont partout aussi. Noi diciamo, si sente dire che i rettiliani sono ovunque, ma vi sono anche degli esseri di luce che sono ovunque. Et qui contrebalance tout ce qui peut se faire. E che controbilanciano tutto ciò che può accadere. Mais le choix va dépendre de nous. Ma la scelta dipenderà da noi. Et si en nous, à ce moment-là, on fait un choix qui est peut-être pas confortable, mais en tout cas qui nous permet de faire un choix, je veux dire, qui va vers la lumière ou vers ce qu'en tout cas nous on considère comme beau. Ma se noi magari facciamo una scelta che non è facile, ma che ci conduce verso la luce o verso ciò che noi consideriamo bello. Et c'est sûr que les choses vont changer. È chiaro che le cose cambieranno. Un'ultima domanda, poi forse potremmo, non so, c'è Riccardo Gemignani di Arte di Essere che è qui, che ha organizzato l'evento insieme a Viviana al Volo delle Colombe. Facciamo un applauso, scusate a tutti. Riccardo, facciamo una pausa dopo Anne. Non so, voi siete stanchi, perché lo chiedo a lui? Facciamo una cosa. Pensate. Allora, ora avremo anche il terzo ospite, però vorrei chiedere un'ultima cosa a Anne prima di ritrovarla qua, perché poi ci sono, naturalmente c'è spazio per le domande vostre o per un minimo di discussione. Speriamo si scambino fra loro, sai quella cosa. Volevo chiedere questo, c'è una frase a cui lei è molto, che lei è molto cara, perché se non sbaglio è il titolo di un libro, infinite sono le dimore, molte sono le dimore nella casa del padre, no? Si chiama il... Non so come viene tradotta la frase. È una frase, aiutami, Igor, biblica? No. Non ti sento mica. Vangelo di Giovanni, grazie. Nel Vangelo di Giovanni si dice questa cosa, quindi si certifica il fatto che l'universo è pluridimensionale. Quindi ci sono queste porte dimensionali da qualche parte. Sono anche su questo pianeta? Secondo anno. Il y a des portes interdimensionnelles partout. Ci sono porte dimensionali ovunque. Je veux dire, on vit à différents niveaux et même nous, on peut être ici, présents, et puis sur un autre plan en même temps. Viviamo a vari livelli e per esempio noi stessi possiamo essere qui presenti adesso ed essere in contemporaneamente su un altro piano. Et cette phrase-là, ça signifie aussi à un moment donné quand on parle par exemple de l'après-vie. Quella frase vuol dire anche quando si parla del dopo vita. Que à un moment donné dans l'après-vie, chacun va rencontrer le monde qui lui correspond. Nel dopo vita ognuno incontrerà il mondo che gli corrisponde. Il peut y avoir des mondes pour les artistes, des mondes pour les enfants. Ci sono dei mondi per i bambini, per gli artisti. Des mondes complètement différents. Mondi completamente diversi. Être en harmonie avec la personne qui va s'y rendre. Che saranno sempre in armonia con la persona che va in questi mondi. Et les portes interdimensionnelles, par contre, moi, écoutez, il n'y a pas très très longtemps, on faisait un voyage en Mongolie. Non molto tempo fa abbiamo fatto un viaggio in Mongolia. Alors en Mongolie, il y a évidemment le désert de Cham qui dans lequel se trouve le Shambhala. In Mongolia vi è il deserto di Cham in cui vi è Shambhala. Shambhala che è un'ambasciata venusiana. Shambhala è un'ambasciata venusiana sulla Terra. Mais évidemment pas visible aux yeux humains. Beh, ovviamente non è visibile all'occhio fisico umano. Et dans ce désert, donc avant ce désert, il y a un monastère. Prima di questo deserto, all'entrata c'è un monastero. Et dans ce monastère, ils nous disaient, ah oui, mais nous, Shambhala, on connaît. E ci dicevano, ma sì, noi conosciamo Shambhala. Et notre maître, qui est mort maintenant, revenait quelquefois de ce royaume. E il nostro maestro insegnante, che è morto da poco tempo, ogni tanto andava in questo reame di Shambhala e poi tornava indietro. Et nous donner des enseignements per darci degli insegnamenti che provenivano da Shambhala. E ci ha detto anche che continuerà a insegnarci dopo la sua morte. Ce qui est curieux aussi, c'est que dans ce désert, il y a une porte. La cosa che è curiosa è che in questo deserto vi è una porta. Una porta fisica. Qui ne mène à rien. Che non porta a nulla, da su niente. Mais c'est vrai que quand je me suis approchée de cette porte, c'est là où je me suis rendu compte. Il y a des écritures sur les côtés. Cette porte permet de rentrer dans n'importe laquelle des dimensions. E ci sono delle scritture sui lati di questa porta. Io quando mi sono avvicinata mi sono resa conto che quella porta permette di entrare in qualsiasi dimensione.
Donc des portes interdimensionnelles, il y en a même des physiques. Quindi ci sono anche delle porte fisiche interdimensionali sulla Terra. Des portes qui vont dans la Terre creuse, des portes qui vont dans d'autres mondes. Porte che vanno in altri mondi, nella Terra cava. Différents états de notre monde physique. Porte che portano, conducono a altri stati diversi del nostro stesso mondo fisico. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que toutes ces portes extérieures. Quello che non dobbiamo dimenticare è che tutte queste porte esteriori, esterne, in realtà esistono anche all'interno di noi. E a ciascuno dei nostri chakra, ossia delle nostre ruote energetiche, è composto ciascuno da sette porte a sua volta, ci permette di entrare in ciascuna di queste dimensioni. Alors c'est sûr que bon, on va pas chercher à entrer dans Quindi non cercheremo di entrare in queste dimensioni. Mais c'est en train de se faire pour chacun. Ma sta avvenendo per ciascuno di noi. On parlait tout à l'heure des brins d'ADN. Prima quando parlavi dei pezzettini di DNA. Alors c'est vrai qu'il y a eu une lutte entre des mondes extraterrestres. C'è stata una lotta tra mondi extraterrestri. Et à un moment donné, il y a eu des brins d'ADN qui ont été bloqués. E a un certo punto ci sono stati dei pezzi, delle parti di DNA umano che sono state bloccate. Et parce que bon ben il y a des êtres de l'espace qui ne voulaient pas que le monde évolue trop vite de peur qu'il y ait des catastrophes. Perché degli esseri dello spazio non volevano che questo mondo evolvesse troppo rapidamente per il rischio di catastrofi. Mais ces brins d'ADN sont en train maintenant de se libérer petit à petit. Ma questi pezzettini di DNA bloccati piano piano adesso si stanno liberando. Et ne serait-ce que par notre évolution. Anche semplicemente per grazie alla nostra evoluzione interiore spirituale. Je veux dire par là que en fait on est en train d'accéder à une autre dimension. Noi stiamo accedendo a un'altra dimensione. Qui va correspondre un peu à ce que moi je peux voir par exemple en voyage astral au niveau de l'espace, au niveau du temps. Che corrisponderà un po' a quello che io vedo a livello di viaggio astrale per quanto riguarda il tempo e lo spazio. Donc ils vont donner cette espèce de souffle de liberté. Darà questa specie di soffio di libertà. Et qui montre que vraiment notre monde est en évolution positive. E che mostra che il nostro mondo è in evoluzione positiva. Et que tous les espoirs sont permis. E che tutte le speranze sono concesse. Grazie, Angela Dano. Grazie.